se è partita. Sì, perfetto, sì, ci siamo. Aspettiamo qualche minuto, aspettiamo, sì, che le persone entrino, si mettano comode. Nel frattempo Lidia è il gazzettino d'obbligo, anche tempo, perché è anche l'ultima diretta dell'anno, quindi sta anche l'ultimo gazzettino dell'anno. Dell'anno, sì. Che dire? Un anno un po' particolare. Un anno un po' particolare, però io credo che questa sera, no, visto, considerato che è particolare e non è il massimo di niente, perché bisogna dire la verità, non rincuora il cuore, non ci dà la gioia e non ci mette nemmeno nella condizione di essere euforici all'ennesima potenza per festeggiare domani sera questo anno. C'è qualcosa nell'aria che ce lo impedisce, c'è qualcosa nella mente, nel cuore, che ci disturba, che non ci fa essere spontanei per accogliere questa festa che aspettiamo comunque tutto l'anno, questo giorno. Ma in questa situazione così incerta ci sono qui nella collina dove abitiamo, che purtroppo giù al mare e in altri posti non c'è, qui abbiamo dei panorami che sono spettacolo e ci sembra sempre, tra una vallata e un'altra, di essere così avvolti proprio, immersi dall'acqua del mare. È una meraviglia. È un gioco che fa la nebbia. Esatto. Poi lascia, la nebbia avvolge la punta della collina, lascia il paese sopra nella punta, che sbuca fuori. È una magia. Vi invitiamo tutti a venire a vedere il mattino fino a una certa ora, non so, le 9, chi è interessato, e nel pomeriggio verso sera questo spettacolo che crea la nebbia, questa atmosfera, questa meraviglia. È romantico, tutta questa vallata è romantica, è meravigliosa. Ringraziamo di abitare in questo posto che è meraviglioso, come lo sono tutti i luoghi che sono nelle colline, così, in questa zona, crediamo. Non lo so, perché non è che siamo andati a vedere se nelle colline a fianco c'è lo stesso meraviglia, lo stesso spettacolo. Comunque, qui a Unferno, a Gemmano, lo spettacolo è assicurato. La filmina è veramente bellissima, da mettere poi su Facebook. E che dire, questo è bellissimo. E chiudiamo noi l'anno, questo anno, diciamo, è particolare, che è veramente da segnare sul calendario della storia umana. Lo chiudiamo con questa meraviglia, con la speranza che anche nel cuore ci siano altri tipi di meraviglia, non più importanti di quelli che vediamo, ma più importanti per quello che sentiamo e che dobbiamo sentire dentro il cuore e nella nostra mente con noi stessi. Bene, direi di cominciare, facciamo i consueti saluti e ringraziamenti a tutti voi che ci seguite e che condividete con noi questo percorso. Grazie. Un altro anno si è concluso e per noi è stato un anno molto ricco di, soprattutto di amicizie nuove, di persone come voi che ci seguite, che condividete con noi questo nostro cammino, questo nostro percorso spirituale, che non ha nessuna pretesa, ha solo il piacere di condividere quello che il grande maestro ha dettato a Lidia per oltre 30 anni e attraverso queste dirette riuscire a portare nella quotidianità di tutti i giorni a livello umano quello che sono grandi concetti di spiritualità, che sono meravigliosi, sono importanti, sono un arricchimento fondamentale per la nostra crescita
ma spesso e volentieri sono magari lontani dalla difficoltà, difficoltà e semplicità della vita di tutti i giorni. Quindi io e Lidia cerchiamo sempre di spiegarli con parole semplici, le più semplici che riusciamo a esprimere. E le vostre domande sono importantissime, quindi vi chiediamo anche questa sera di farci le domande, perché attraverso le domande, oltre che c'è uno scambio di energia, c'è uno scambio di conoscenza, c'è anche la possibilità di approfondire Esatto. la tematica che affrontiamo ogni sera, che io e Lidia scegliamo per cercare di creare anche un percorso nel tempo, no? Siamo partiti iniziando dalle basi della spiritualità fino ad arrivare al Natale, che è il tempo della luce, con dirette più mirate su quello che è l'insegnamento, la vita del grande maestro Gesù. E questa sera non vogliamo essere conclusivi, no? Perché abbiamo messo 2022, inizio dell'anno spirituale, sembra che il 2021 è sparito. Non dimentichiamoci mai che il passato non sparisce, il passato non deve essere accantonato, il passato è maestro di vita. E quindi crediamo che in questo anno trascorso, il 2021, ognuno di noi di riflesso è stato maestro dell'altro e abbiamo condiviso tante cose, quindi non le possiamo dimenticare, non le possiamo mettere a parte, Assolutamente no. ma bensì farcene bagaglio e tesoro per affrontarne poi delle altre. E quindi Anche perché su ogni cosa fatta o non fatta c'è sempre un mattoncino da da aggiungere. posizionare, da aggiungere, per poter dare inizio o rimpinguare una bella costruzione o terminare una costruzione affinché sia il massimo dell'apoteosi, affinché sia nella rivelazione di quello che può essere per altre persone la meraviglia da poter prendere in considerazione e magari camminare in quella via per fare la stessa costruzione nella vita. Perché abbiamo bisogno dei parametri. Non possiamo pensare, l'umano non è in grado, non possiamo pretendere di andare avanti da soli senza avere le prospettive. L'umano è creato sulla prospettiva di ogni cosa che deve vivere. Senza una matrice, senza un qualcosa che ci aiuta a capire, a identificare e a connettere anche e ad approcciarsi con situazioni o persone o cose, abbiamo sempre bisogno comunque delle prospettive. Molto importante tenere in considerazione che abbiamo bisogno gli uni degli altri. sempre. Nessuna persona umana è in grado di badare a se stesso come noi pensiamo di poter fare, perché senza gli altri non sono nulla, cioè ognuno siamo gli altri. In questo percorso che Lidia e io, grazie agli scritti del Grande Maestro, portiamo avanti, questo essere condivisibili e in condivisione gli uni agli altri, vogliamo ringraziare tutti voi per l'amicizia che ci avete dato e per quello che stiamo percorrendo insieme a voi. Questa sera vogliamo affrontare il percorso dell'inizio e della fine di un anno. Perché abbiamo chiamato 2022 inizio dell'anno spirituale? Per due motivi. Il primo è che ogni anno, dopo la nascita del Maestro, dopo la nascita di Gesù, il 26, il giorno dopo, inizia ogni anno l'anno spirituale. Dalla discesa della luce, la luce entra a far parte, compenetra il creato, e quindi ognuno di noi, a livello animico, per tutto l'anno che seguirà, e inizia il giorno dopo del Natale. Quindi siamo già nell'anno spirituale e, come ogni anno, affrontiamo la nostra vita, le nostre scelte, tutto ciò che accade in funzione di, spesso e volentieri,
di una scelta, di un modo di essere, di un modo di comportarsi inconscio. E non sempre pensiamo di essere guidati, di essere accompagnati, di essere ispirati dalla luce, dall'amore, da quello che diremmo la scrittura della nostra vita insieme, mano nella mano, con chi ha permesso poi il grande miracolo della vita, il dono della vita. Quest'anno in più stiamo per entrare in un anno molto particolare a livello numerologico, che è il 2022, dove troviamo questo numero molto importante perché è molto significativo dal punto di vista della crescita spirituale. È un anno in cui ritroveremo molte cose in crescita, in sviluppo, in trasformazione e, come disse il maestro al tempo quando incontrò Maria Maddalena, è iniziato per l'essere umano un percorso che porterà l'energia femminile a crescere energeticamente, ad espandersi energeticamente in tutto il creato e quindi anche nel regno umano, nella nostra dimensione di vita. Questo possiamo definirlo, no Lidia? Un anno al 100% della femminilità. Sì, e molto e al 100% anche della spiritualità, perché la femminilità e la spiritualità camminano di pari passo. Quindi questo anno, che oggi, in questi giorni, domani, dopodomani, subito, no? È imminente, è proprio alle porte, no? Cioè, che si concretizza questa energia universale cosmica, domani, ecco, domani sera, a che ora? Mezzanotte, nello 00 dell'orologio, che abbiamo già un pochettino spiegato, quindi chi si ricorda lo 00, no? L'attimo di eternità, l'attimo di creazione, l'attimo del non tempo, ecco, entra così dolcemente, ma nello stesso tempo prepotentemente, entra nel livello umano, nella vita di tutti gli umani terrestri, questa vibrazione di luce, questa vibrazione di energia, che non è un'energia di ora, di oggi, di domani, ad esempio, non è nata dal nulla, non proviene ed un tratto da chissà quale profondità dell'universo. Praticamente stiamo parlando, e lo facciamo solo per un attimo, perché non è questa né la sede né la serata adatta per parlare della grande Maddalena, della sua divinità, della sua femminilità e della sua sacralità come essere divino, come dea, e diciamo, dell'amore, della spiritualità e come dea degna di trasportare, divulgare, trasmettere fino ai tempi nostri e oltre a questi tempi. Quindi questo anno è in attesa di essere sviluppato, di essere risvegliato, di essere proprio reso e posto sul cammino evolutivo degli umani terrestri da ben 2000 anni, 20 anni, no, circa, non così, un po' di più. Non perdiamo, circa 2000 anni. Ecco, non perdiamo tempo per fare un anno in più, un anno in meno, che non è così importante. Cioè, nel senso che come punto di inizio, come punto di semina... Possono fare anche loro, ognuno di loro a casa, il loro conto. Certo. E dovete tener conto che a noi il grande maestro ha detto che la sua nascita è avvenuta 8 anni prima dello zero, che ci troviamo come calendario, come punto di inizio della storia umana, della nuova storia della umana, nuova storia umana legata alla cristianità, quindi al movimento di Gesù il Cristo. Quindi fate il conto da meno 8 arrivare a oggi, in che data, in che tempo ci troviamo. Esatto. E quindi questi due tempi, questa grande linea diritta, no?
la prendiamo, le facciamo fare così un arco e poi la mettiamo in cerchio. Quindi creiamo lo zero, creiamo la ruota della vita e della morte e all'interno di questo grande cerchio, ecco, c'è la storia che fino a questo tempo è rimasta in silenzio, è rimasta avvolta in questo cerchio dai secoli e millenni in attesa che venisse questo tempo. Maddalena è poco, qualche anno che piano piano è emersa da dove? Dal suo sonno, è emersa dal suo cammino spirituale, è emersa da tutto quello che è l'attesa dell'anima incarnata, della sua presenza nella via di tutti i giorni, perché l'anima sa, ha sempre saputo che un giorno l'avrebbe incontrata. E quel giorno è ora, è in questo tempo dove la tecnologia è al massimo della sua potenza e tutto quello che è la conoscenza è al massimo anch'essa della sua potenza. Quindi Maddalena è una linea, una via, certamente da non sottovalutare, ma tutto quello che ella ha ricevuto come eredità al tempo del maestro, l'ha ricevuta dal maestro e non da nessun altro, perché lei doveva essere colei che portava questa natura, che avrebbe portato all'umanità al tempo giusto, al momento giusto, gli avrebbe portato il risveglio energetico spirituale. Cioè l'anima si sarebbe risvegliata per ricongiungersi al proprio spirito, suo sposo. Quindi dobbiamo prendere questa situazione, portarla al tempo di Gesù, ringraziare la sua sacra presenza, la sua eccelsa presenza, il suo lascito d'amore a Maddalena, affinché lei oggi, in questi ultimi anni specialmente, è veramente sulla cresta dell'onda della sacralità dell'amore, ecco, abbiamo l'energia femminile e maschile in un unico bozzolo d'amore, come quello della Crisalida. E ecco quello là. poi bisogna dire che altra cosa importante di questo tempo, no? Abbiamo vissuto e abbiamo visto che cosa il Covid ha portato nel lato umano della nostra vita, no? Ha portato disperazione, ha portato morte, ha portato delusione, ha portato sconforto, paura, ha portato e ha sollevato tanti lati pesanti e negativi di noi esseri umani. Bisogna dire però che contemporaneamente a tutto questo, e grazie, come diceva Lidia prima, alla tecnologia, si è potuto parlare di queste cose, confrontarsi, ricevere informazioni all'ennesima potenza, perché senza questa opportunità che la tecnologia ci ha dato, nessuno di noi, di tutti quelli che come noi parlano di spiritualità, parlano di divinità, parlano d'amore, parlano di benessere interiore ed esteriore umano, sarebbe stato difficilissimo raggiungere così tante persone. E tante persone avrebbero fatto tanta fatica a raggiungere un unico operatore, un unico relatore, un'unica situazione in conferenza per poter ascoltare e condividere questi percorsi spirituali. Quindi bisogna dire che non tutti i mali vengono per nuocere, ma ci possono dare sempre un punto di svolta, di trasformazione. Il 2022 sarà un anno di grande svolta, di grande trasformazione, perché a livello proprio energetico rappresenta un po' il taglio con il vecchio, il taglio con quello che è stato fino adesso un movimento, un punto, una svolta, e ora ne faremo un'altra nel risveglio, nel contatto interiore, ma soprattutto nella creazione
di quel punto zero dentro di noi, cioè noi ritroveremo il nostro contatto, il nostro punto di connessione con l'energia cristica nell'esatto momento in cui questo punto, questo contatto Gesù l'ha portato sulla terra attraverso la sua nascita circa 2000 anni fa, lo ritroveremo in questo anno, perché sarà l'anno in cui l'energia femminile, sia nella donna che nell'uomo, svilupperà l'appartenenza al messaggio cristico, al messaggio spirituale, al messaggio universale. Ed è quella cosa, quel contatto, quel punto di appartenenza che andiamo tanto cercando, abbiamo sempre cercato, un po' ovattati dal materialismo, accecati dalle cose quotidiane, un po' la conoscenza ci è stata preclusa per tanto tempo e quindi abbiamo, tra virgolette, perso strada, perso tempo per riuscire a raggiungere questo momento di connessione e ora dobbiamo pedalare velocemente. E come dicevamo io e Lidia prima della diretta, bisogna dire che questo anno, il 2022, sarà una bella spinta, una bella propulsione per iniziare questo percorso, ed è una cosa che appartiene a tutti, non è che chi più sa più avrà e chi meno sa meno avrà, è una cosa proporzionale, ognuno di noi riceverà, ognuno di noi avrà l'opportunità di mettersi in gioco e di portare a compimento quelli che sono i sogni, i desideri, i progetti, tutto ciò che pensiamo di non poter fare, di non saper fare, se quest'anno gli diamo la giusta spinta. Attraverso questa energia che non è solo un qualcosa che ha un derivato materiale, ma ha un legame fortissimo con noi a livello animico. Ecco, impariamo anche qui a non vedere sempre tutti questi movimenti legati alle energie, legati alla numerologia, legati alla conoscenza come se fossero qualcosa che strettamente ci portano a vivere meglio perché ci danno nella vita. Dentro di noi c'è un'altra esistenza, c'è l'esistenza dell'anima e sono la vita e l'anima come due binari di un treno e devono viaggiare insieme, materia e spirito, sono i due piatti di una bilancia ed è la bilancia dell'esistenza umana. Quindi attraverso il nostro equilibrio, l'armonia che creiamo, attraverso la conoscenza, la condivisione, attraverso il mettersi in gioco, il mettersi in discussione, poniamo sempre più in equilibrio questi piatti. E bisogna dire che ora tutto sta convergendo verso quel raggiungimento, a ottenere questi risultati che non sono di facile guadagno, ma sono fatti per essere conquistati. Conquistati con allenamento, con fede, con fiducia, con un percorso. Quindi costruiamo il nostro percorso, costruiamo la nostra linea nella direzione dell'amore e vedremo che i risultati, no, Lidia, Certamente. non tardano ad arrivare. Solo che forse magari è un po' difficile comprendere che cos'è la direzione dell'amore. Ma in definitiva, che cos'è l'amore? E dove lo trovo questo amore? E se ne parla tanto, ma di fatto poi non lo vedo, non lo sento. Dove devo cominciare per conoscere l'amore? Per sentirlo, per farlo mio? Per andare a passeggio con l'amore, e dove lo prendo? Chi me lo dà? Lo cerco, ma non lo trovo. Tutte queste domande e infinitamente altre fanno parte di quella ricerca dove tutti i giorni ognuno di noi si affanna, si mette anche d'impegno a cercare l'amore, a cercare questo benessere che al di fuori di questa parola non esiste, cioè non esiste l'amore se tu non crei un qualcosa intorno a te. L'essere umano deve imparare ad essere un costruttore di tutte le cose,
compreso l'amore. L'amore deve essere costruito ogni giorno. Ogni giorno deve avere un lato nuovo da poter sviluppare, da poter lavorare su quel lato, perché quel lato poi si aggiungerà a tanti altri lati per far che cosa? Cos'è che deve diventare il diamante della vita? Deve diventare il fiore più bello della vita, deve essere profumato, deve essere bello, deve essere che deve, come dire, riempire la vita, la deve abbellire. Noi dobbiamo brillare, l'umano deve brillare, è nato per brillare, non per sopprimersi, non per piangere, non per restare nell'ombra. Basta, l'umano è sommerso dalle ombre. Di chi? Di che cosa? Dalle proprie ombre. Noi siamo sommersi dalle ombre, siamo come siamo piccoli piccoli e abbiamo tante ombre che ci rendono ancora più piccoli. Basta, l'essere umano è un essere meraviglioso, l'essere umano è eterno, l'essere umano non conosce la morte, l'essere umano conosce solo la trasformazione necessaria, perché ovviamente se non avessimo la trasformazione nella mutazione di ogni cosa, non avremmo la possibilità, dopo essere nati, di avere ogni giorno la possibilità di trasformarci nella mutazione, in questo caso nella crescita, nello sviluppo e nella anche trasformazione, perché da piccoli un centimetro diventiamo 2, poi 5, 10, 20, 30, fino ad arrivare a 2 metri più o meno, altezza d'uomo. Ma come abbiamo fatto a diventare 2 metri se nasciamo 30, 50 centimetri, via? Potrebbe essere un po' di più, un po' di meno. Mezzo metro. E il resto come ha fatto? Come abbiamo fatto a svilupparci in quel modo? Come siamo cresciuti? Una magia. È la meraviglia dell'amore che ogni giorno ci guida, ogni giorno ci alimenta, ogni giorno sta ben attenta all'amore per far sì che cresciamo in una maniera stupefacente, di una bellezza appunto come il diamante. Il diamante e il cristallo sono due pietre preziosissime perché sono catalizzatori di energia, sono purezza. Siamo fatti così dalla natura. Poi come si dice, sfioriamo qualcosa, qualcuno, ecco un'ombra. Un'ombra che entra dentro di noi, nei nostri sentimenti, nel nostro istinto, nei nostri sensi. Ecco, è successo il patatrac. Da quel momento iniziamo ad elaborare pensieri, energie, emozioni, sensazioni, tutta una serie di situazioni che ci modificano completamente. E del cristallo e del diamante a volte non c'è l'ombra, neanche. E chi è? Che è? Non lo sappiamo nemmeno, non sappiamo nemmeno riconoscerlo. Questo anno che verrà è l'anno dove dobbiamo riiniziare a conoscere e a riconoscere queste due preziose pietre terrestri di luce e di energia. Ce ne sono tante altre, ma all'uomo servono queste, perché l'uomo proviene dal tempo di Atlantide, dove il tempo di Atlantide è stato governato energeticamente da queste due pietre. Poi c'era il rubino, c'era lo zaffiro, ok, ma non sono pietre provenienti da Atlantide che hanno plasmato e trasformato l'uomo energeticamente fino a questo momento. E
Volevo commentare un attimo, Lidia, un commento che ci è arrivato, poi dopo faccio anche una domanda che è sempre arrivata da una nostra amica. E, Grazie. Luisa, ciao, Ciao. dice: grazie per non dare notizie nefaste sul nuovo anno, come quasi tutti danno, e viva l'amore per tutti. Grazie, Luisa, Grazie il proprio. tuo pensiero è bellissimo e noi ci troviamo d'accordissimo con te perché non è il caso di dare notizie nefaste, non è più il caso di appoggiare il pensiero sempre sulle pesantezze, le negatività, il dolore. Le viviamo già queste condizioni, non è necessario sottolineare tutto questo. Quello che io e Lidia ci teniamo profondamente di sottolineare è che negli scritti del grande maestro, ogni 3x2 lui ne parla, è l'amore. L'amore che possiamo trovare ovunque, possiamo trovare in ogni dove, anche laddove non sembra possibile che ci sia. Perché lo troviamo anche nel dolore, lo troviamo anche nella difficoltà, lo troviamo anche nelle cose che non ci piacciono o nelle persone che non condividono o non ci condividono nella vita. Quindi l'augurio che facciamo io e Lidia, oltre a questo anno di, così, di ricchezza, di crescita e di creatività elevato all'ennesima potenza, è quello di chiedere a ognuno di noi di guardare sempre di più verso il lato costruttivo, amorevole, creativo della vita, di andare oltre quelle che sono le barriere, le paure, le angosce e cominciare a vedere che la vita, sì, è vero che può finire perché noi facciamo parte di un ciclo, di una Siamo ruota, nati. come nasciamo così moriamo, ma tolto questo, usciamo da questo concetto sempre di terrore della morte. Entriamo nel concetto dell'amore per la vita, l'amore per tutte le cose che fanno parte della vita. Guardiamoci attorno, rendiamoci conto, guardiamoci dentro, conosciamoci meglio. Questo è l'augurio che io e Lidia vi facciamo e ci facciamo anche per noi perché non siamo esenti Esatto, guai. dalle difficoltà della vita, quindi anche noi dobbiamo guardare con positività, con amore quello che ci accade e che magari può non piacerci. Siamo insieme a voi, insieme a tante persone che cercano, ognuno col loro metodo, ognuno con le proprie parole, di portare una spinta di crescita, no? E insieme noi collaboriamo con questo amore. Anche io e Lidia vogliamo sentirci parte di questo messaggio di grande fratellanza che riceviamo dall'universo, che riceviamo dalle divinità e soprattutto dal grande Maestro Gesù che non ci ha mai, mai, mai abbandonato. Esatto, quindi però questo ragionamento che è la base, la fondamenta di tutto quello che è il vivere, noi lo dobbiamo trasferire dolcemente, senza violenza, senza costrizione, ma come un gioco, come, no, come in una curiosità. Cioè, ognuno di noi è veramente un gioco deve fare, dobbiamo imparare ad essere più, come devo dire, più come i bambini, più nella semplicità, più, è come dire, se io sbaglio, e vabbè, ho sbagliato, quindi poi devo rimediare con me stessa, no? Stesso, perché dobbiamo capire, ho sbagliato, perché ho sbagliato? No? Ecco, quindi per capire come ho fatto sbagliare, perché altrimenti secondo noi quello che il maestro ha sempre raccontato, abbiamo cercato di capire, ho cercato da tutta la vita di capire il suo linguaggio, perché non è facile capire il linguaggio del maestro. Io sono grande, io ho cominciato a studiare nella testa e nel comportamento, il suo linguaggio e il suo modo di vedere le cose che avevo prima dei 10 anni,
ma ho cominciato proprio ad andare a scuola ogni giorno da questo linguaggio, ecco, che avevo 11, 12, 13, 15, 20 anni, fino a questo momento che ancora sono a scuola tutti i giorni di questo linguaggio, perché non è quando è la fine un insegnamento. Non è bene dire che insegna. E lui parla e tu se vuoi ascolti. Io voglio, quindi ascolto. Quindi tutto quello che noi facciamo nella vita e che poi diciamo che soffriamo, c'è qualcosa che ogni giorno non funziona e non va. Proviamo a entrare nel gioco della nostra vita, non nel gioco di quella degli altri. Nessuno deve entrare nella vita di un altro, perché sarebbe violenza, sarebbe spostare l'obiettivo di quella persona. Ma io devo entrare nella mia vita per vedere dove ho sbagliato. Se una persona, e come faccio a sapere se ho sbagliato? Su una persona non posso sapere, però lo saprò se avrò sbagliato su quella persona se mi faccio i miei esami di coscienza, profondi però, nel vero senso della parola. Io devo essere a nudo con me stessa, senza limiti, né bugie né incoraggiamenti, libera. E allora mi renderò conto che in tante cose non ho fatto bene. Quindi il gioco prosegue perché io, che sono diventata automaticamente l'altra persona, non mi comporterò più così. Punto. Semplicissimo. Mi collego al discorso dello sbaglio, no? Dell'errore che poi Gesù non li chiama sbagli, ma bensì li chiama esperienze. Quindi anche Esperienze. qui dobbiamo riconvertire tutto il nostro linguaggio, perché esprimendoci male ovviamente diamo anche forza e energia a parole non corrette, atteggiamenti sbagliati che non dovremmo avere, soprattutto anche nei nostri confronti. E mi aggancio a un commento di Sonia Saravalli, che salutiamo. Ciao carissima Ciao. Sonia, benvenuta, grazie di Ciao a essere qui con tutti, noi. E comunque. ciao a tutti, E tanti ovviamente un baci. bacione a tutti quanti, che cita un trafiletto preso dal libro di Adele Venneri, La nuova coscienza di Maria Maddalena, che dice: "Non ci sono più colpe da espiare, tu meriti solo amore, perché questa è la scelta che facesti staccandoti dall'origine." Verissimo, Verissimo. verissimo, però per comprendere questa cosa bisogna andare veramente all'origine. Allora, oggi l'uomo di oggi, l'essere umano di oggi non può andare all'origine, non abbiamo gli strumenti. Perché non abbiamo gli strumenti? Ci mancano tante cose, ci manca la fede, ci manca il credo, ci manca un punto. Come dire, di aggancio, Di ci manca di collegamento. collegamento, di contatto, quindi non abbiamo abbastanza strumenti, poi siamo troppo distratti. Ci sono milioni di cose tutti i giorni che ci distraggono, che ci deviano il pensiero, che non riusciamo ad avere un pensiero puntato da qualche parte. Quindi la fatica è maggiore, la fatica è straordinaria. E quindi non riusciamo ad andare nel principio, nell'origine di noi stessi. Ma l'origine di noi stessi l'avremo se, senza fatica, proprio così, nella tranquillità, nella normalità, se impariamo ad avere la fede. La fede, cos'è la fede? Io mi devo affidare. Affidare a chi? A un essere umano come me? No, 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 no. In alcun modo, in alcun modo. Perché l'essere umano come me ha i limiti come me, io come tutti gli altri come tutti gli altri, e si crea la grande, lunga catena dell'umanità. Ma l'affidamento deve essere a un punto celeste, a un punto dell'universo, dove ognuno di noi mette il punto della vita, del pensiero. Io punto il mio pensiero
in quel punto dell'universo. Quello è il mio gancio mentre vivrò la mia vita di tutti i giorni. Quindi avrò riconoscenza, cioè riconoscerò più velocemente il mio punto di origine, riconoscerò più velocemente la mia essenza di esistenza La o nostra appartenenza. di nostra appartenenza. In quel modo riesco a capire meglio dove sto vivendo e come sto vivendo la mia vita. Ti faccio la domanda di Paola, ciao, Ciao. che ci chiede come la riconosceremo dentro di noi questa nuova energia? Ma non è difficile riconoscere questa energia, perché questa energia trasformerà tanto l'essere umano. Magari non sarà così, però secondo noi è così, perché ci crediamo a quello che dice il maestro, quindi sarà così, che l'umano lo voglia oppure no, non importa. Più diciamo arrendevoli, fra virgolette, non arrendevoli perché siamo così abbandonati, no, ma più arrendevoli siamo a voler capire, comprendere, sviscerare sempre da noi stessi, col nostro ragionamento, col nostro modo di pensare, con la nostra volontà. Noi dobbiamo imparare a metterci sempre al primo posto, in gioco. Qualsiasi cosa. L'uomo deve essere l'uomo, l'umano, ecco, no, perché l'uomo sembra che le donne no, No, invece non è vero, l'umanità. anzi la donna lo deve fare molto più velocemente e molto prima dell'uomo, perché la donna ha tutto nelle mani, la donna è una regina, la donna è la dea della vita, la donna è il creatore della vita, quindi la donna lo deve fare prima del Beh, maschio, prima quest'anno del... gli viene in aiuto Gli viene in una bella aiuto. forza femminile che raddoppierà, triplicherà la sua capacità. Esatto, ma avrà tanta, tanta responsabilità, tanta responsabilità, che non ha mai avuto, o meglio, non si è mai accorta di avere così tanta responsabilità, perché riuscirà a capire la donna di questo futuro, che è parte integrante del cielo e della terra, e ci accorgeremo. Regina del Regina del regno cielo, umano. già. Elide, ciao. Ciao. Visto che è l'energia femminile a portare il risveglio spirituale, la parte maschile la saprà accettare? Allora, questa è una domanda un po' come dice il trabocchetto, no? Ecco, non è che la donna non accetta, No, l'uomo non accetta. non, allora non ho capito, No, scusa. ti dice, visto che l'energia femminile porterà il risveglio spirituale, la parte maschile la saprà Ah, la accettare? parte La maschile. parte maschile. Beh, la parte maschile sarà assolutamente obbligata, obbligato, sì, la parte maschile ad accettare la parte femminile, perché dovrà accettare, già detto diverse volte anche questo ragionamento, dovrà accettare che fino a prova contraria nessun essere umano nasce da qualcosa che non si chiami donna. Quindi l'essere maschile nella sua potenza, perché la potenza, la forza, la bellezza, la divinità, non so come dire, tutto quello che è l'essere maschile, la donna non ce l'avrà mai. Ma la stessa cosa della donna, della femmina, non avrà mai il maschio, l'uomo, quello che ha una donna. Finché non riescono a comprendere questo, che sono due grandiose divinità, meravigliose, che esprimono luce da tutti i pori, bellezza, sacralità,
Hai detto prima, no? La donna è la regina di questo regno, ma l'uomo Esatto. è il re di questo regno. Quindi fin quando non ci sarà conciliazione tra queste due forze, soprattutto in primis dentro di noi si devono conciliare e riappacificare, rimarranno sempre due forze contrapposte dal punto di vista umano. Dal punto di vista energetico, spirituale, sono in perfetto equilibrio, perché l'anima comunque, sostanza di un'essenza divina che è lo spirito, non ha sessualità, non è né maschio né femmina, ma rappresenta in tutta la sua sostanza queste due grandi forze. Quindi imprime nel corpo umano, in questa macchina, sia nel maschio che nella femmina, tutte e due i messaggi, tutte e due le forze vengono impresse all'interno del nostro bagaglio genetico. Quindi non ci sarà mai un'unica presenza dentro di noi a livello energetico, non ci sarà mai un maschio totalmente maschio e mai una femmina totalmente femmina, perché ci sarà sempre una componente che serve per riuscire ad entrare in conciliazione con l'altra e con gli altri, con i nostri simili. È il punto di convergenza della nostra consapevolezza divina. Arriva a quel confine ed è quel confine che per noi ci sta un po' qui sulla gola, è un po' ostico, perché non siamo abituati, perché non siamo stati abbastanza istruiti a conoscerci in questa maniera, in questo modo così profondo. Ed è naturale che oggi ci troviamo in difficoltà, naturalissimo. Non ci dobbiamo sentire in colpa, però non possiamo neanche più dormire sugli allori sperando che il nostro risveglio, la nostra consapevolezza venga da sola. Dobbiamo metterci di nostro. Certamente, diciamo che in questo ragionamento qui un attimo vorrei spendere una piccola parola, una cosa importante che io e Hermes, quando facciamo questi ragionamenti, perché il maestro mette una, cioè è come se il maestro ha una penna, cosmica, universale, e traccia una linea nel cielo dove non lo sappiamo. Traccia una linea. Questa linea la traccia parlando, raccontando in parte questa linea. Poi dice: ora nel vostro ragionamento vedete cosa è scritto, cosa si trova all'interno della linea. E in tante situazioni è difficile comprendere. Però intanto in queste linee che traccia continuamente, ecco, abbiamo capito molto bene, no? Ecco, che tutta lunga la storia che oggi con questa scienza meravigliosamente spettacolare, che abbiamo la possibilità di conoscere tanto, di come vivevano 1.000 anni fa, 500, 2.000, 3.000 e altro. Quindi abbiamo molta possibilità. E se prendiamo queste due figure, il maschio e la femmina, le abbiamo viste in questi secoli e millenni, perché qui non è che si tratta di qualche anno, qui ci sono i secoli e millenni che raccontano, e poi raccontano piccole cose, non è che raccontano grandi cose, e poi le raccontano sempre da una parte, non raccontano queste cose da di là, di qua e di là, no? È come una guerra, la raccontano come viene da raccontare, perché magari è vera per metà, ecco, via. Però questa situazione qui, se in certe situazioni, in certi tempi della storia umana non ci fosse stato l'arroganza, la brutalità, la del maschio, e non ci sarebbero state le conquiste, non avrebbe dato inizio a un mondo nuovo, no, a una condizione nuova. Se non ci fosse stato le femmine che avevano praticamente certe forze, certe particolarità, certe facoltà, certi momenti di fede, come potrebbe essere Giovanna d'Arco. Certe grandi conoscenze e grandissimi contatti spirituali. Esatto, non avrebbe, non, cioè non avremmo avuto
altre vie, altre strade da poter percorrere e sviluppare. Quindi ecco cosa ci manca anche, mischiare e ragionare su tutto quello che è la storia che ci è giunta fino adesso, perché tutto quello che è sopra è venuto sotto, tutto quello che è sotto è venuto sopra. Quindi il messaggio ci vuole dire guardate meglio, ragionate su tutto. Leggete tra le righe. Tra le righe, su tutte quelle milioni, su quei milioni di informazioni che avete. Ecco, questa è la grande conoscenza che troveremo per chi vorrà nel prossimo anno. E comunque, giustamente, come hai appena detto, il passato, seppur che sia stato violento e turbolento, non va dimenticato, va studiato, va capito. Cioè, noi oggi forse con troppa superficialità guardiamo indietro e pretendiamo di giudicare, di puntare il dito su cose e situazioni, ma è proprio questo passato che ci ha portato qui oggi e ci sta facendo fare questi ragionamenti, questi pensieri. Ed è proprio questa conoscenza che non è mai venuta a mancare nel tempo, perché si è perpetrata. Al di là delle guerre, al di là delle rivolte, al di là delle conquiste, al di là della vita, è andata avanti nel tempo. E oggi siamo qui a ridiscuterne per rispolverare e andare a vedere che cosa c'è stato nel nostro passato. Perché tantissime persone, soprattutto purtroppo donne, sono morte perché avevano questo meraviglioso contatto col divino. Ma sono proprio quelle donne, la loro vita che ha inciso nel nostro bagaglio genetico e spirituale il cammino della conoscenza. E oggi tutte queste persone, tutte queste grandi menti che si sono aperte con il cuore, con la fede al divino, hanno creato finalmente il Il terreno passaggio. fertile per poter depositare i nostri semi di conoscenza, di sapienza e di saggezza. Quindi è un grande dono che abbiamo ricevuto e il passato ce lo rammenta nel modo in cui è capace di farlo, non sempre bello, ma siamo noi che dobbiamo smettere di vedere solo il brutto. Anche perché non siamo distaccati da quel passato. No. Noi siamo sempre, sempre noi, abbiamo vissuto tanti tempi. Se guardiamo in faccia al mille, abbiamo vissuto il mille. Se guardiamo in faccia al mille, al novecento, non mille, nove, il novecento, abbiamo vissuto quello. 30 anni prima di Cristo abbiamo vissuto quel tempo. 1000 anni prima di Cristo, quel tempo. Ma non Cristo e basta, Gesù Cristo, perché Gesù Cristo è sempre quello che si chiama Cristo e che dimentichiamo Gesù, quindi non lo memorizziamo interamente E come rischiamo di prima e dopo. scefarare, Esatto. esatto. Patrizia, ciao. Ciao. Riguardo il linguaggio difficile da capire del grande maestro, l'ho provato leggendo alcuni libri, ma poi mi dico, sicuramente non l'ho capito con la mente, ma la sua parola arriva alla mia anima e mi fa stare bene. La sua parola è nutrimento per l'anima. È bellissimo questo commento, Patrizia, perché giustamente quella, la prima cosa che ho imparato quando ho conosciuto Lidia, quando ho conosciuto gli scritti del maestro attraverso di lei, è sempre stata questa, di non riempirsi di informazioni, pensando che tutto quello che possiamo leggere, possiamo interpretare, entri completamente dentro di noi. Lasciamoci invece scivolare su queste parole, su questa vibrazione. Ed è una vibrazione che va a toccare dei tasti, come un grande pianoforte, dentro di noi. Sono i tasti dell'anima, sono i tasti dello spirito.
E queste parole, se anche non le comprendiamo, non importa, quei tasti però sono stati spinti. E se oggi non comprendiamo, e se oggi non riusciamo a spiegare che cosa dentro di noi è cambiato, o potrebbe cambiare in futuro, ricordiamoci sempre che in quel dato momento in cui ci servirà avere a disposizione quelle parole, quegli insegnamenti, verranno fuori. Perché vengono fuori nell'esatto momento in cui ci arrendiamo alla vita, abbassiamo la guardia materiale e forse anche un po' spiazzati, ma siamo noi stessi. In quell'esatto momento tutto ciò che è scritto dentro l'anima, e quei tasti sono lì a ricordarcelo, viene fuori. Questa è una cosa che io ho provato in più di 20 anni. Posso dire di averlo provato sulla mia esistenza, ma anche tante altre persone che condividono con noi questo percorso spirituale lo possono testimoniare. Ed è esattamente quello che dici tu, Patrizia. E non sempre comprensibile, ma c'è. E giustamente fa stare bene, perché è una spinta, una forza, un conforto, è una carezza, è una pacca sulla spalla, è tutto. È tutto. E questo può sembrare poco di fronte alle grandi difficoltà della vita, ma non è così, è tanto, sono piccole conquiste che nel tempo ci rendono forti, ma non sappiamo di essere forti fin quando non veniamo messi nuovamente alla prova. È solo lì che capiremo che quella forza invece è stata conquistata grazie all'ascolto non mentale, non metodico, di una Meccanico. vibrazione, di un messaggio, sì, esatto, non meccanico, non deve essere niente di meccanico. Non so se volevi aggiungere qualcosa a te, se no ti leggo un altro pensiero, un'altra domanda di Massimo. Ciao Ciao. Massimo. In ogni cambiamento epocale ha avuto parte importante la disposizione delle costellazioni, almeno credo. Anche in questo caso saranno protagoniste? Si riferisce all'anno? Sì. All'anno? Ah beh, ovviamente sì, assolutamente sì. Non si, cioè, sulla terra, nel territorio terrestre, per nessuna persona umana è distaccata da tutto quello che sono le costellazioni, le stelle, il firmamento, cioè mai, neanche un nanosecondo dell'esistenza di ogni essere umano, né di ieri, né dell'altro ieri, né dell'antico, né di oggi, né di domani, né mai, neanche nel futuro, perché tutto quello che è il movimento stellare diviene il movimento terrestre di ogni essere umano. Perché ogni essere umano è collegato in tutto e per tutto, sin dal momento in cui l'anima decide di scendere sulla terra, di scegliere tutte le cose che gli servono per il bagaglio della sua esistenza di vita evolutiva terrestre. Quindi questo meccanismo, questo intreccio, prosegue anche quando un'anima è venuta incarnata alla luce, cioè significa diventata un essere umano, da quel momento prosegue ogni giorno la vita in simbiosi delle stelle, perché se siamo i figli delle stelle, non siamo i figli di nient'altro, perché tutto quello che noi abbiamo e che anche gli esperti, no? Noi i vermi non siamo esperti di, come si dice, di oroscopi e questa è altro, ma tutti dicono e ci insegnano che noi siamo collegati con le stelle e
e siamo nati in quel momento perché così deve essere. Abbiamo questo perché così deve essere. Abbiamo la casa karmica perché così deve essere. La casa dell'amore e tutto il resto. Quindi siamo esseri umani che viaggiamo esattamente nella scia e nell'energia stellare. Assolutamente, ed è di quell'energia che siamo nutriti da sempre, Da dal tempo sempre. della creazione. Marisa, ciao. Ciao. Le due energie maschile e femminile di cui siamo composti dovranno essere in equilibrio? Assolutamente sì. Eh sì. Assolutamente sì. Ma se l'equilibrio lo intendiamo di vedere le due figure, maschio e femmina, come due statue dove vivranno in simbiosi l'una per l'altra, no, perché ogni individuo è a sé, ogni individuo sta percorrendo la vita evolutiva a sé, ma il maschio e la femmina dovranno amarsi nel rispetto, ma nel vero rispetto di chi sono. Dovranno riconoscere alla perfezione chi sono. Io sono femmina, devo sapere chi sono. Il maschio sarà maschio e deve sapere chi è. E da questo prossimo anno, ognuno negli anni a venire, perché non è che ci vuole un anno, ma negli anni a venire, spiritualmente, ognuno saprà chi è. Ed ecco quella magia che stiamo cercando da alcuni anni di conoscere noi stessi, di raggiungere il nostro interiore, di conoscere chi siamo, di svelare a noi stessi la nostra realtà. Ecco, in questo caso, in questo modo, in questo viaggio, in questo modo, riusciremo a raggiungere noi stessi e a riconoscere e finalmente ritrovare il contatto con lo spirito che siamo noi, lo spirito della vita. Lo spirito universale, lo spirito dell'amore, lo spirito dell'origine di ogni essere umano. Giovi, ciao. Ciao. Quindi questa nuova energia di Maddalena farà sì che l'uomo e la donna formeranno il re e la regina del futuro, trasformati e guidati dall'amore. Esatto. Perché è vero che saranno e sono già, a dire il vero, la regina e il re, ma il re e la regina detengono il potere. Maddalena e Gesù non tengono il potere e non tengono nemmeno l'amore del potere, come lo possiamo intendere nel comando, ma impersoneranno un altro tipo di amore molto più sublime, molto più luminoso, molto più alto di livello ed è l'amore del principe e della principessa. Sono due energie della vita dove scorre in questa vita il meccanismo, la matrice dove scorre alla velocità della luce tutto quello che è l'evoluzione. Perché il re e la regina non sono i portatori dell'evoluzione. I portatori dell'evoluzione sono il principe e la principessa. E non a caso, da che tempo è tempo, mondo è mondo, il pianeta Terra è sempre stato governato dal re e la regina, dal principe e la principessa. E noi abbiamo
gli stessi sovrani nell'universo, in tutti gli universi e le galassie che possiamo immaginare o avere dentro il cuore la certezza della loro esistenza. E con questo bellissimo pensiero di re e regine, di principi e principesse, quindi la regalità più assoluta dell'anima, dello spirito e della vita, che sono l'unione di queste grandi forze cosmiche nella vita, in questo corpo apparentemente povero di cosa, ma più che altro di spirito e di senso di appartenenza, perché in realtà invece non ci manca niente, siamo ricchissimi, abbiamo un bagaglio infinito da scoprire, da riscoprire, abbiamo tanta polvere da toglierci di dosso che il tempo, l'ignoranza, la chiusura, il buio ha stratificato su di noi. Cominciamo a pulire, cominciamo a dare spazio a noi stessi, cominciamo a dare spazio al nostro cuore e al nostro desiderio di amore, di luce e di fratellanza. Questo è l'augurio più grande che possiamo farvi, e oltre a quello che ovviamente avete visto durante tutta la diretta che è qui dietro di noi, ve lo facciamo anche a voce, un augurio infinito. Siamo un po' in anticipo di un giorno, ma Vabbè, ma poi dopo non ci sentiamo fino all'anno nuovo, quindi ve lo facciamo prima. Se siete scaramantici, pazienza, noi non lo siamo, lo quindi per noi è un so. augurio di cuore, veramente, che possa essere un anno costruttivo, creativo, accrescitivo e illuminante per ognuno di noi. Grazie carissimi amici, grazie Grazie, carissime amiche, grazie, vi vogliamo tanto bene e vi auguriamo veramente tanto bene e tanto amore. grazie. Tanta gioia, tanta pace, tanta luce. Ciao a tutti e buona serata e buon inizio e buona fine. Ciao, ciao a Ciao! tutti.